Bene, allora buonasera a tutti, questo è il Pub di Rovigo. Oggi parliamo di una problematica lavorativa mia che si è trasformata, diciamo, in un piccolo talk. Più precisamente, ho avuto l'esigenza, per lavoro di sviluppare una parte di un applicativo in Node.js. Precedentemente io diciamo, registravo eventi o altre cose, avevo già fatto dei dispatcher fatti con Node.js per essere totalmente onesti, quindi non è il primo lavoro che faccio. Però ho avuto la necessità di cercare qualcosa che mi consentisse non tanto di fare il lavoro preciso per un tipo di problematica, tipo, non so, un dispatcher di eventi per WebQTT o altre cose, ma che si facesse qualcosa, quello che potevo fare con Laravel, ok? Più nello specifico, in realtà vediamo che sono tutte cose che si possono fare con PHP, perché tutti i framework più o meno mettono a disposizione lo stesso set di caratteristiche, soprattutto quelle legate alle MVC, no? Sono bene o male molto simili. Symfony, CakePHP, CodeIgniter hanno set di funzioni di base piuttosto simili. Quello che ho cercato di fare è di fare un parallelismo, quindi di trovarmi con le mani tra le mani un framework che mi consentisse di fare le stesse cose in buona sostanza. Allora, cosa ho scelto? Ho scelto Nest.js e adesso vediamo perché. Allora, la prima cosa di cui parliamo è il metodo node e il package is odd. Package is odd è diciamo, una cosa che ho verificato personalmente, sembrava uno scherzo, invece in realtà esiste. Allora, Node.js è un sistema che funziona a pacchetti, con i pacchetti NPM, no? Famosi pacchetti NPM.js. Ce ne sono un'infinità. Il metodo di node, come ho detto in altre circostanze, è quello di aggregare questi pacchetti e fare da collante. Non esistono veri e propri framework fatti da zero che facciano tutto. In realtà sono un aggregato di altri pacchetti. Spesso e volentieri, però, quello che io ho potuto vedere in altri framework, sempre per Node, è che c'è una forte disomogeneità, cioè non c'è tutta una maniera di lavorare ben definita, ma cambia in base al tipo di pacchetti che uno sta utilizzando, no? E questo è un po' bruttino. Perché tiro fuori il package is odd? Perché è abbastanza emblematico. Se uno va a guardare il pacchetto is odd, non fa altro che iniettare, cioè mettere a disposizione una funzione che è dispari, ok? Che si farebbe con un normalissimo percento, però è banalissimo, ma è utilizzato da milioni di persone ed è presente in non so quante migliaia di pacchetti. È una situazione piuttosto paradossale, però rispecchia quello che è l'ambiente Node.js, cioè un ambiente in cui anche la minima cosa è fatta a forma di pacchetto e invita anche lo stesso utente a farsi pacchetti e moduli per conto suo e integrarli, quindi aggregarli, no? Invece questo fil rouge, diciamo, che permea questo tipo di maniera di sviluppare. Nest.js è un applicativo, come vi dicevo, che è piuttosto completo e ha una fonte di ispirazione, prende forte ispirazione da Angular. Angular non l'Angular.js vecchio, ma l'Angular nuovo, quello con TypeScript, quindi dal 2 in poi, adesso in versione 11. Però se qualcuno ha utilizzato Angular dal 2 in poi recentemente, troverà che ci sono diverse similitudini, non tanto sul fatto che sia un front-end, perché Nest.js, non mette a disposizione nell'immediato un front-end, cioè non lo fa particolarmente volentieri, è più un framework da back-end, però ha anche a disposizione anche quello. Però tutta la sua impostazione, dependency injection e il resto, è piuttosto, come dire, orientato a quello, quindi ci si può ritrovare. È un framework MVC, quindi il classico MVC, quindi Model View Controller, che ci si ritrova abbastanza a casa da questo punto di vista. E è basato totalmente su TypeScript. Allora, cominciamo. Io adesso tolgo questo e cominciamo a vedere un paio di comandi.
Mi confermate magari in chat che si vede adesso l'ambiente di sviluppo. Io utilizzato, sto utilizzando Visual Studio Code. Visual Studio Code lo conoscete bene per lo sviluppo Node e per lo sviluppo anche di questo tipo di questo applicativo, di questa demo, comunque con lo sviluppo Node.js, diciamo che è veramente, usando un termine brutto, magari è proprio sua mamma, ecco, se vogliamo. Allora, cominciamo dalla base, quindi dall'installazione. Io ho sulla mia macchina ho un Node 12, ok? Ho un Node 12, un 1222, e la prima cosa che devo fare, adesso io qua vi faccio vedere solamente il comando, in realtà l'ho già installato, installo il suo client. Vedete già che ci sono alcune similitudini già con altri framework, cioè di avere un client che mi consenta di lanciare dei comandi. Il client è Nest. Ok? Nest con scrivere tipo. Ok. Questo mi dà la possibilità di generare una serie di generare un nuovo progetto. Per esempio, adesso io vado a generare Nest, new, per generare un progetto, e lo chiamiamo live, ok, anche su un'altra cartella live già, però va bene. Mi chiede se utilizzo npm o yarn. Io adesso utilizzo l'npm perché mi trovo con npm, storicamente mi trovo con quello, ma va benissimo anche con yarn. Lui comincia a crearsi all'interno, anche all'interno di quante le sue cartelle. Adesso vediamo se riusciamo a rompergli le scatole mentre sta funzionando. Ok, vedete la live. Adesso lui si sta creando, siamo a posto. Installando i pacchetti, generando una serie di. Ah, beh, che pollo, potevo aprirlo da qua. Ritorniamo da qui. Ok, l'ha già creato. Bene, adesso io entro nella mia live e qua ho una serie di comandi. Adesso vediamo quali sono. Prima faccio un piccolo excursus su come è strutturato. Vedete, io non so quanta dimestichezza voi abbiate con TypeScript. Allora, faccio una piccola premessa per chi non lo conosce. TypeScript è una specie di superset, anzi, è un superset di JavaScript che consente di aggiungere una serie di caratteristiche che JavaScript di base non ha. È per dire, diciamo che prende tutte le caratteristiche nuove di JavaScript, quindi ha le classi, aggiunge le interfacce, una serie di concetti molto simili a quelli che si trovano in C Sharp, anzi, se qualcuno ha lavorato in C Sharp troverà che TypeScript gli assomiglia veramente moltissimo, infatti è un prodotto Microsoft, e a cui sono stati aggiunti una serie di caratteristiche come varianza, tipi generici e cose di questo genere. Se vediamo, partendo dal basso verso l'alto, ho la mia configurazione di base, ok, che dice come compilare quello che scrivo, cioè io ho un sorgente TypeScript, il TypeScript viene preso e traslato in qualcosa che è scritto in JavaScript perché Node poi quello fa girare. Qui ci sono una serie di campi standard che io di solito non tocco, a meno di non avere necessità. Cose importanti sono la cartella dove mette i sorgenti, perché quando va a compilare lui va a creare una cartella dist dove mette dentro il JavaScript, qual è il target JavaScript da utilizzare. E source map, che è abbastanza importante perché mi va a creare dei file di mappa che mi dicono poi, se devo andare in debugging, a quale riga di TypeScript corrisponde quella di JavaScript. In questa maniera io ho una corrispondenza duale e posso fare debugging e quindi debuggare JavaScript e sapere dove va a finire in TypeScript, no? Ecco, allora ce ne sono due, però vedete ce n'è uno di base e poi uno che viene utilizzato in build, sarebbe una versione base con una versione estesa per la produzione e quant'altro. C'è il mio package JSON e il mio package lock, ok? Se andiamo a guardare il package JSON c'è dentro Nest, ci sono un po' di comandi che adesso vediamo. Poi c'è la configurazione al Nest Client, perché questo qui è un progetto Nest, l'Slint, il gtignore, sono cose che conosciamo, una cartella test in cui c'è l'inizializzazione dei test. I test non sono come per esempio in Laravel, all'interno della cartella test, si possono mettere anche lì dentro, ma di solito sono affiancati all'interno della resource. Viene creato un file che viene chiamato spec, ok? Infatti vedete qua che c'è un file spec.
E poi lui fa girare i vari file spec all'interno di tutto quanto il tool. Il toolset che utilizza come sistema di testing è Jest. Okay? Un'altra caratteristica che vedremo del framework, che è ovviamente figlia di come è strutturato Node, è quella di dire: bene, io ti metto a disposizione in maniera armoniosa, in questo caso, tutte quante le mie librerie. Però se hai bisogno di cose molto dettagliate, vai a guardare sulla sottolibreria. Quindi anche Nest utilizza abbondantemente questa struttura, cioè che lui integra degli altri moduli in maniera, quello che dicevo prima, uniforme, però ve li documenta, però per gli approfondimenti dovete andare sulla documentazione ufficiale. Quindi se dovete fare i test, sapete che sono fatti con Jest, quindi avete tutta la documentazione di Jest in merito. Allora, da dove partiamo? Allora, io potrei direttamente farla partire, quindi un npm run. Se io adesso lo lancio così vedete un attimo quali sono i comandi di cui vi parlavo prima. Qua espando un attimo, vedete c'è la build che mi fa build pre-build per la compilazione, la formattazione del codice, se necessaria, e a me interessa start dev. Ok? Start dev. La start dev fa una compilazione al volo, dopodiché fa partire il web server in locale. Okay? Adesso lo apro in localhost 3000, okay. Ve lo faccio vedere velocemente, ok? È qua, vedete, Hello World. Lo tolgo e vediamo la struttura, come fa a partire. Allora, il primo file da dove entra è il file main. Okay? Il file main non fa altro che creare una factory del mio app module, del mio modulo principale, e poi dice listen. Ora faccio una piccola premessa. Come vi dicevo, Nest è fatto a moduli, cioè avete a disposizione vari tipi di web server. Cioè, voi sapete che Node.js non ha bisogno del web server, Node.js è lui stesso ha le librerie per far girare web server, sono scritte in Node stesso, ok? Nella maggior parte dei casi. Di base, Next.js utilizza Express, ok? Quindi avete la possibilità di avere Express, che è piuttosto famoso, ha due driver, oltre a Nest esiste anche Fastify, che è molto più rapido, è un progetto italiano, molto più rapide di Express, però viene mantenuto Express come default, per Express è molto più utilizzato e molto più conosciuto anche, quindi si fa prima a ritrovarsi. Io stesso sono partito in altri progetti con Express e diciamo mi sono trovato. A questo punto la factory crea quello che viene chiamato modulo. Ecco, questo è un concetto di TypeScript che è molto importante. Chi arriva da Angular si ritroverà con questo tipo di approccio. Il modulo rappresenta una specie di unità software che mi importa degli elementi e ne esporta degli altri. Che cosa significa? È una specie di package, è come se facessimo il discovery, cioè il mio modulo va a importare una serie di altri moduli esporta delle definizioni che possono essere utilizzate da altri moduli. Si può creare così una specie di gerarchia di moduli in cui si possono sganciare e agganciare delle cose al volo. Perché questo? Perché qua io potrei andare a definire un modulo che contiene n controller e questi controller potrei agganciarli alla mia applicazione principale, sganciarli e agganciarli in un'altra, per il riuso, per esempio. Okay? Stessa cosa per i providers. Ora, per fare un parallelismo con altri linguaggi, con altri, sì, oltre che altri linguaggi, anche altri framework, fa uso abbondante del dependency injection. Infatti, beh, ho una slide dopo, lo rivediamo. Il dependency injection ha bisogno che il framework sappia che cosa iniettare, quindi dove sono certe definizioni. Possiamo dividere, allora, un piccolo passo indietro. Noi voi vedete qui sotto che Node.js sta girando come un web server. Lui stesso è un web server. Diciamo che assomiglia parecchio a quello che in Java sarebbe un application server, cioè tu te stesso fai girare le tue pagine, sono caricate in memoria e mantenute da un web server che non ti utilizza come un modulo, ma sei te stesso che stai gestendo tutta quanta la chiamata, quindi avete una grossa profondità di intervento nel tipo delle chiamate che vi arrivano. La prima cosa. La seconda cosa è che
essendo lui stesso un'applicazione che sta girando e serve delle richieste, prima di tutto in questo preciso momento, vedete, sono node monoprocesso. Quindi in questo momento sta girando come un singolo processo e quindi avete un thread solo. Per farlo girare avreste bisogno di un process manager, che se volete dopo si può anche discutere, è abbastanza facile da buttare su, e vi consente di generare un cluster di processi di node che poi possono gestire ovviamente n.000 chiamate con quello che ne consegue. Però diciamo che è un dettaglio. Allora, per Nest.js, come per altri in altri ambiti in cui c'è node, di default un provider, comunque un servizio che voi andate a iniettare che è disponibile per i server provider, è sempre un singleton, ok? Quindi è sempre mantenuto in memoria. Dovete dirgli come andare a gestirlo, cioè potete andare, quando andate a importare quel determinato provider, potete andare a passargli un parametro e dire che questo provider non deve essere tenuto in memoria, ma deve essere scaricato ogni volta. Ci sono tre livelli, dopo se volete guardiamo la documentazione, è abbastanza facile. Comunque, vi faccio vedere il progetto base, cioè il servire una normalissima richiesta HTTP che vi ho fatto vedere qua con l'Hello World. Ok, allora vedete che il mio modulo gestisce, scusate, dichiara un controller, andiamo a vederlo, ok, app controller. Questo app controller a sua volta gli viene iniettato all'interno un service. Questo service è ba un banalissimo Hello World che vi ho fatto vedere. Vedete com'è definito? Partiamo dalla parte dall'ultima parte e andiamo verso l'alto. Se noi guardiamo qui, vediamo che viene, innanzitutto gli viene detto che è iniettabile. Questo tipo di notazione con la chiocciola vengono chiamati decorazioni, ok? Decorator. Questi decorator sono alla fine delle specie di funzioni che istruiscono TypeScript su cosa fare e che cosa può fare quello che gli sta sotto, ok? Cioè, può essere un decoratore per una classe, può essere un decoratore per una proprietà o può essere un decoratore per un metodo. Qui vedete. Gli dice che è una classe iniettabile, trasformandolo in sostanza in un service provider. C'è un solo metodo che restituisce una stringa, hello world, che vi ho fatto vedere. Nel controller viene iniettato in maniera automatica, quindi come il dependency injection, io basta che lo dichiari, lui se lo tira dentro, e poi va a restituirlo verso l'esterno. Come notate, nessuno qua gli sta dicendo quali siano le rotte, ok? Infatti qua non sono definite, vedete? Si fa tutto quanto tramite decorazione. Cosa significa? Significa che voi non avete un file con le rotte. Significa che quando voi andate a definirgli un controller, lui automaticamente va a leggersi tutti i controller e di ogni controller va a leggersi, prima di tutto, il nome controller. Vedete qua è controller senza nulla. Io qua potrei dirgli che si chiama hello, ok? O meglio index, chiamiamolo index, giusto per dare un po' di colore. Questa è la get, questa qui è una get generale, vuol dire che la get specifica di index, facciamo un passo alla volta, ok? Qua scrivo index, ok? Vedete qua, io gli ho scritto index, se torno indietro nella root non c'è più niente, mi dà un 404, adesso scrivo index, ok? L'ho spostato sulla index dandogli il nome, lui se l'ha automaticamente preso e qua potrei dare un nome a questa get e chiamarla hello. Per esempio, no? Vedete, sotto lui ricompila il volo perché sotto c'è un watcher, ok? Dov'è il mio browser? Eccolo qua. Adesso l'index dovrebbe essere sparita a sua volta e la chiamiamo hello, ok? Eccolo qua. Quindi abbiamo una gerarchia, controller che dà il nome di base e poi avete get, post, delete. Tutto quello che vi serve. Sono definiti come decoratori. Poi infatti dovremmo avere anche, non so, delete, ok? Avete delete e quant'altro per poter gestire la chiamata. Ok, quindi questa qui è la struttura del nostro applicativo base. Quindi abbiamo, ricapitolando, abbiamo il main da cui entra, il modulo che definisce tutte le dipendenze, il mio controller e il mio service. Guardiamo come è definito il test, ok? Giusto così per vedere un attimo come è fatto il test.
Allora, i test sono gestiti da Jest. Io non entro particolarmente nei dettagli perché il setup è fatto in automatico. Vi racconto più o meno la mia esperienza con questo tipo di tool. È molto bello, tanto è vero che da questo punto di vista, per esempio, Laravel sta un po' correndo dietro a questo tipo di struttura, non in maniera eclatante, però Pest, che è una libreria per Laravel, è basato su questo tipo di paradigma. Questo tipo di paradigma è molto descrittivo, molto simpatico, perché qua con una serie di funzioni embeddate vado a descrivere qual è la mia unit test, che cosa sta facendo. Posso definire un test da far partire, una specie di setup, quello che abbiamo in setup di PHP. Viene fatto partire, viene generato, dopodiché posso andare a descrivere il mio test, cioè il mio test controllo che in root, io mi ritrovi Hello World, ok? Dopodiché qua, scusate perché sennò il test fallisce, qua posso andare a rimuovere un po' di cose, lasciarlo come era prima, e posso andare npm run test, ok? Sono tutti quanti script integrati, vedete? Vedete che carino che è? Vi faccio vedere com'è gestito. Vedete? App controller, cioè faccio il test di app controller, il mio test è quello di root, e mi aspetto, qui it, cioè it sarebbe, mi aspetto che questo test ritorni hello world e mi va a effettuare il test specifico. È abbastanza simile, se vedete, è molto chiaro nell'utilizzo, perché lo descrivo, guardo gli dico che cosa mi aspetto che succeda e poi gli dico cosa mi aspetto che succeda effettivamente. Qua invece potrebbe essere to be, potrei anche scrivere expect, vediamo qua, app controller, per esempio to be defined. Ok, mi aspetto che sia qualcosa di definito non nullo, per esempio, no? Vediamo se, eccolo qua. Abbiamo un test, dovrebbe prendermelo e farmi fare una bella figura, infatti, un test space, un nullo total. Ovviamente qua sarebbe stato da fare una nuova describe, io qua sono stato un po' pollastro, la tolgo da qua e root exists. Anzi, scusate, la chiamiamo defined. Ok, faccio girare il test e mi trovo, vedete, due passaggi, cioè due test e una suite, la chiamo suite, l'unità. Esiste anche, se guardate, e questo non so se funziona, test watch, che è interessante. Ecco, questo è molto simpatico da utilizzare, perché se io volessi andare a definisco un altro test, lo definisco uguale a questo. Se vi faccio vedere dove voglio arrivare, punto not, punto toBe, non deve funzionare, toBe hello world con due punti esclamativi. Vedete? Adesso io ho già aggiunto un altro test, vedete che sono diventati tre, automaticamente l'ha fatto ripartire. Questo è molto simpatico per far funzionare, per fare i test TDD driven, cioè parto dal test, i test stanno girando sotto in continuazione, ogni volta che io salvo vengono fatti ripartire, vedete, di far girare, ovviamente sono cacheati in maniera tale che siano più veloci. Questo mi dà la possibilità di scrivere i test, salvare, testare, scrivere i test, codice, salvare, testare, tutto quanto in automatico e tutto quanto di continuo, senza dover passare per il debugging, quello che vi ho fatto vedere prima, cioè quello di proprio testare l'applicativo che sta girando. Che downside ho trovato su questo tipo di approccio? Questo tipo di approccio è veramente bello, molto comodo. Jest, però, secondo me, non è integratissimo, nel senso che se io vado a definire un service provider o qualcosa da iniettare, devo prima di tutto premurarmi che sia definito qua tra i provider. Mi devo premurare che non ci siano altre dipendenze a cascata, perché devo andare a definirmele tutte, perché ricordatevi che quando fate il before qui all'interno, cioè che l'applicazione sta partendo,
tramite app, cioè fa partire un'app, vi crea un testing module, cioè non sta utilizzando il vostro app module che avete qua, ma sta utilizzando quello del test e viene che viene generato al volo, okay? In maniera tale che il test sia isolato. Questa è una bella cosa, però in fase di setup è un pochino più rognosa, un pochino più lunga. Altra cosa che ho notato che è un pochino rognosetto da far andare è che mentre Jest cerca le inclusioni nei file in maniera relativa, tipo punto barra e così via, se nel vostro service invece che, scusate, nel controller, dov'è? Nel controller, se guardate nel controller, qua è scritto sta cercando app service. Però se io vado a fare src slash, okay, vedete, per TypeScript questa cosa esiste ancora, perché il linguaggio che vi ho fatto vedere prima sa qual è la root, quindi sa perfettamente dove andare a fare questa inclusione. Però se non mi smentisce, a questo punto Jest fallisce, perché vedete, mi dice app service, io non riesco a trovarlo, non so dove sia. Perché in realtà io dovevo andare a scriverlo così, ok? Per cui si aspetta che sia relativo, non assoluto. Questa è una cosa da ricordarsi. Ok. Bene, adesso proseguiamo con la nostra scoperta, diciamo, di questo sistema. Allora, io adesso vi farei vedere il sito internet, giusto per darvi un'idea. Ok. Questo è il sito internet ufficiale. Se guardate, c'è una valanga di documentazione, molto ben documentato, anche se qui ci sono solamente casi base, e poi sta a voi andare ad approfondirli nel modulo che vi interessa. Vi faccio notare un paio di cose, notare, vi faccio un elenco prima. Posso trovare dei parallelismi quasi uno a uno con tutte le caratteristiche che potete trovare su un framework come Symfony, come Laravel. Avete i middleware, come potete vedere, avete controller, service provider, quindi con iniezione di dipendenza e quant'altro, avete autenticazione, avete il sistema di permessi, vedete qua, avete il sistema di autenticazione, avete il sistema di autorizzazione, quindi l'utente che può fare qualcosa, poi avete nelle parti per esempio fondamentali, no, tecniche dovrebbe essere, connessione al database e così via. Vi faccio un esempio pratico, quello del database, per esempio. Adesso io proviamo a, seguendo la documentazione, a far partire un bel esempio con database annesso. Allora, io per farlo ho bisogno però di un MySQL, ok? Qua mi sono preparato un bel comando per far partire una macchina Docker che mi faccia MySQL, ok? Quindi io sulla 3307 dovrei avere stat meno tool nap pipe grep 3307. Dovrei avere, scusate, si è girata la testa in americano, eccolo qua. Ok, mi ha creato un file che non volevo, ma è lo stesso. Operate file, lo chiudiamo. Eccolo qua. Sì, vabbè, muove tutto trash. Ok, vedete, il mio è in piedi e sta funzionando. Partiamo dall'app module, close others. Allora, qua è molto importante ricordarsi che per quanto riguarda Nest, io devo ogni volta andare a definirmi un a, defini a, a caricarmi i moduli che mi servono. Io, per esempio, io adesso voglio caricarmi MySQL 2. Scusa, MySQL con driver MySQL 2, che è uno driver specifico. Ora vi ripeto per l'ennesima volta la stessa cosa, cioè che Node è un sistema aggregativo da questo punto di vista. Nest.js ha integrato perfettamente un altro modulo in maniera uniforme, però pur sempre un altro modulo. Questo modulo è TypeORM, che è un ORM molto famoso in ambiente Node. È possibile, se lo trovate, ha una valanga di driver perché può caricare Postgre, MongoDB, MySQL, SQLite, ne ha veramente tanti, incluso SQL Server. È molto flessibile e funziona molto bene. Ha di per sé anche i concetti di migrazione e altre cose, è piuttosto interessante da utilizzare. Adesso vediamo, proviamo a farlo andare. Ok? Allora, negli app module, nelle importazioni, io devo andare a dirgli che devo caricare il modulo TypeORM. Ok?
Gli do un quick fix, nel senso che non ha trovato il modulo e lo salvo. Scusate, ogni volta mi sbaglio, pare di essere su Mac. Ok. Allora, npm run start dev, quello di prima, ok? Lui adesso, noterete una cosa, io adesso ho fatto partire una macchina con root in localhost, dovrebbe partire, si mette un attimo a caricare. Forse no, no, lo trovo. Ok. Se io qua avessi sbagliato le credenziali, lui automaticamente farebbe anche della reconnect. Ci sono delle opzioni per fargli anche fare la riconnessione. Vi ricordo che lui è un lui tira su tutto quanto al boot, quindi ha la necessità per forza che se perde la connessione con MySQL deve ripristinarla, che non è come PHP che parte, serve e poi esce. Ok, questo è un application server. Dopodiché vado a crearmi una cartella, chiamiamola, non so, la chiamo DB, ok, DB. Dentro DB, la prima cosa che devo andare a fare è generarmi un'entità, ok? Questa entità la chiamiamo, per esempio, post.entity, ok, punto TypeScript, perché è un file TypeScript. E qui all'interno vi copio il mio esempio, copio il mio esempio e definisco una entità. L'entità è poi quella che va a funzionare, che va a farmi anche da migrazione. Nell'impostazione che sto utilizzando, le migration sono automatiche, cioè lui prende questa entità e ricostruisce nel database esattamente questa tabella, ok? Senza che io gli dica nient'altro. Vedete che sto utilizzando come dipendenza solamente type ORM. Da qui vedete che gli definisco entity, anche qua con un ancora una volta con una decorazione, dico che c'è una primary key e gli dico che c'è un titolo, ok, come colonna di tipo stringa. Vado a salvare, ok, qui dovrebbe ripartire, benissimo, è ripartito. Dopodiché, insieme al post, vado a creare un modulo perché è più comodo e un pochino più pulito poter caricare tutta la mia struttura del database come modulo separato. Quindi creo un post punto module punto ts, ok, benissimo. Qua mi prendo il mio modulo. Queste sono tutte quante operazioni che avrei potuto fare anche da linea di comando, cioè nest g service, per esempio, mi generava un altro service e così via. Ok, andiamo a salvare. Lui ovviamente qua non mi trova repository, quindi vado a crearmi un repository punto service.ts. Qui sto utilizzando, per andare un pochino più veloce, gli esempi che mi sono preparato per voi, ok? Scusate, e qua serve anche il DTO. Qua creiamo file DTO. Adesso ve lo metto dentro e poi ve lo spiego, ok? Questa parte qua è interessante. Lo mettiamo qua dentro di Bivola. Quindi è create post, create.tto.ts, per esempio. Lo metto qua dentro. Class validator, questo qua lo teniamo per dopo perché è per la validazione che vi spiego in un passaggio successivo. Allora, post entity, repository non è post ma è punto barra create punto DTO, post entity, questo qui è presente, questo qui è repository service. Ok, non è scritto come mi piaceva. Repository, ok, l'ho scritto corretto. Bene, a questo punto io ho un post module, ok? Questo post module attualmente all'interno dell'app module lui non sa che cosa sia. Io devo andare a dirgli che lo deve caricare, ok? Quickfix import e lo salviamo, vediamo come esploda. Bene, vi facciamo un piccolo excursus sul post module, cosa ho fatto? Io gli ho detto, ho detto type ORM, ho registrato l'entità post, che è l'entity che vi ho fatto vedere prima, questa qui. Dopodiché ho registrato un provider che è registrato come service provider, che
sostanzialmente un repository, cioè il pattern repository, che sono embeddati all'interno di TypeORM e sono, diciamo, il metodo base di funzionamento di TypeORM. Dopodiché l'ho anche esportato, questo mi dà la possibilità di utilizzarlo all'esterno di questo modulo, perché sennò questo service provider esisterebbe solo ed esclusivamente all'interno di questo modulo. Okay? Quindi è creato tutto quanto, viene caricato, quindi adesso è operativo. A questo punto, all'interno per esempio, del controller, anzi, lo facciamo all'interno del service, vediamo se riusciamo a fare una bella figura. Qua facciamo una public save o facciamo create. Ok? Qui mi viene passato i dati in formato create, ok? Create, che è create post, va bene? Quindi io genero un metodo. A posto siamo. Non ho più le parentesi graffe. Faccio una cosa orribile, scusate, ma ok. La tastiera è impazzita. Va bene, allora, vedete, io gli faccio creare gli facciamo un metodo per la creazione di un record. Adesso facciamo il constructor, ok? Facciamo un private posts e di tipo repository service, ok? Qua ovviamente mi sono mangiato le. Non ha più neanche una parentesi. Ok. Faccio una cosa becera ancora, purtroppo perché la tastiera è andata in pappa. Chiedo scusa, sono in balia della diretta. Comunque, qua vado a salvare e quindi l'imposto dovrebbe essere operativo. Ok? Qui io nel cre il create vado a richiamarlo all'interno del controller. Quindi io mi vado a fare una. E non ho neanche più la chiocciola. Quindi ho una post, per esempio, me la tiro dentro, ok? La post sempre nella root, ok? La post la chiamiamo create. Non restituiamo niente al momento. E la create vado a mettermela così, quindi scusate, la public è implicito, e dopodiché apro e chiudo. Ok? A questo punto io ho UpService che mi mette a disposizione il dato di cui che mi serve, no? Quindi dovrei avere this.upService.create, che vi ho fatto vedere prima. E qua dovrei passargli un DTO, quel DTO che ho generato prima, che ha solamente il titolo all'interno, va bene? Allora andiamo a passargli lo statico, ok? Così. Ok. Mi segna che c'è errore, dovrebbe essere name. Name è test. Per esempio. Ok, andiamo a vedere se il DTO è coerente, quindi gli passo name, va bene, ok? E vado a creare all'interno del controller test. Test a sua volta, scusate, test va nel service e va a cercare di creare il post. Quindi qui io dovrò fare una cosa. Io qua devo utilizzare una parola chiave che non so quanti di voi conoscono, async. Cioè, voi dovete ricordarvi che sia TypeScript che JavaScript sono nati con il paradigma che delle callback, cioè tu chiami un metodo, gli passi una callback, poi quando ha finito ti chiamerà quella callback. Tutti quanti abbiamo lavorato, non so, con jQuery, credo, no? Non so se qualcuno mi voglia confermare questa cosa, però c'è la necessità rispondere a una chiamata. Negli ultimi anni questo inferno di callback è stato sanato con quelle che vengono chiamate promesse. Okay? Le promesse, non so quanti di voi le conoscano, ma sono una maniera furba di rendere sincrono ciò che è asincrono. Davanti alle promesse, quelle che vengono promise, il linguaggio si ferma, attende la fine dell'esecuzione e continua.
Con TypeScript si fa un passo in avanti, credo che però ci siano anche in Node adesso, però era un bel pezzo che forse TypeScript aveva avuto per primo, se non sbaglio, e comunque lavoro più in TypeScript, quindi potrei essere poco affidabile su questo. Ho la possibilità di dichiarare un metodo asincrono in maniera tale che all'interno tutti quei cicli che sono fatti con delle promesse possono attendere altre richieste. Okay? Adesso facciamo let result, okay? Quindi dichiaro. Il risultato sarebbe this.posts, ok? Punto create ci dovrebbe essere e gli viene dato il data, ok? Anzi, facciamo così, che okay, è più compatto, ritorna a white, ok? Questo che cosa gli dice? Gli va a dire attendi la fine del post create e poi restituiscimi il valore. Perché se no, se non fosse non messo in la wait davanti, non attenderebbe e andrebbe avanti e basta, senza attendere quello che deve fare. Stessa cosa qua nel create, devo mettere che è un asincrono, così in questa maniera tale posso fare a white, ok? E qua let result, e intanto, oh, scusate, col uguale, e qua facciamo un return test post, ok? A questo punto qui andiamo a fare una post, va bene? Qua ho il mio ZSH di prima, vado a prendermi, fare una curl che ovviamente mi sono preparato, va bene? Adesso dobbiamo fare una curl xpost, se non ricordo male, aspetta. Allora, curl xpost, poi dobbiamo fare http://. Localhost 2.3000 che è la porta di default e dobbiamo andare a scusate senza due punti. Allora vediamo il controller che abbiamo fatto qua che adesso salviamo è una create quindi dovrebbe essere direttamente in root dovrebbe stare così. Dopodiché gli diciamo che noi vogliamo andare a dirgli che è un application content e gli diamo anche un payload che attualmente però lui non userà, ok? Facciamo il post, vedi? Test post. Benissimo. Adesso vediamo, vedete, da questa parte qua, adesso io potrei andare a, per esempio, scusate, sto perso control, eccolo qua. E farmi un console.log test post. Ok? In maniera tale, eccolo, in maniera tale che quando vado qua e gli faccio test post, da questa parte dovrà ricevere test post. Benissimo. Adesso io voglio anche ricevere quei dati che io ho passato, ok? Ecco, questa è una cosa piuttosto interessante di Nest, molto bello, sempre fatto con i decoratori. Posso andare a dichiararmi body, ok? Cioè, lui questo metodo qua è una post, posso passargli qualcosa che rappresenta il body di quello che mi arriva, ok? Quindi a questo punto qua andiamo a definire un value, per esempio, ok? E lo chiamiamo create post, ok? Body l'ha messo dentro, ok? Qua ho sbagliato che vanno messo perché è fatto come una funzione, ok? Bene, a questo punto qua potrei mettere test post due punti e vedere che cos'è che effettivamente mette dentro, no? Quindi json.stringify, li mettiamo dentro, value, ok? Per vedere cosa arriva. Salviamo qua, andiamo qui e gli passiamo test, lo chiamiamo come titolo, lo chiamiamo Nest.js live. Postiamo, ok, 400, un estate poco, ok, perché sono due apici, scusate. Bene, torniamo qua, dovrebbe averlo preso, vedete? Lui cosa ha fatto? Lui ha preso questo, l'ha iniettato qua e lo ha fatto combaciare con questo tipo di classe, iniettandoli direttamente all'interno della. Quindi non c'è bisogno che io vada a prendermi il materiale, iniettarlo all'interno, tirarlo fuori e così via, perché mi dà automaticamente tutto quanto già pronto lui, out of the box. Qua faccio value.name, per esempio, e in questa maniera qua io dovrei andare a inserirmi n.000 record, va bene? Adesso io qua potrei magari restituire result, così vediamo se effettivamente funziona o meno. Come altri ORM, quando io vado a postare, automaticamente non è ripartito perché non ho salvato.
Ecco, vedete che comincia a darmi degli ID? Questo è molto interessante. Adesso faccio un sudo docker ps. Ok, per trovarmi. Ecco, questa qui è la mia macchinetta. Exec-it, questo è il numero della mia macchinetta. Andiamo dentro MySQL e vediamo cosa c'è dentro. Ok? Bash. C'è un'altra mia macchinetta. MySQL-p. MySQL-p. Root. E sono dentro. Use test. È il database che abbiamo definito all'interno di là. E select asterisco from. Vediamo cosa c'è. No, scusate. Devo far vedere. Ciao, tables. Vedete che ha fatto posts? Ok. Select asterisco from posts. Ed eccomi qua. Si è creato da solo lo schema. Mette dentro i dati, fa tutto quanto da solo. Se noi andiamo a fare un explain di questo, line. Sì, con la A. Mi ha creato quello che avevo poi io gli ho domandato, senza migrazioni, senza niente. Ok, questo è molto bello. Se notate, un altro dettaglio, lui ha creato anche il database, perché io non l'ho creato questo database. Questa macchina Docker è salita senza nessuna condizione di quello che doveva fare, no? Ok, altra cosa importante nella entity, ok, nella entity che io sono andato, vedete, io l'ho chiamato Posts, ma potevo chiamarlo Ciccio, quello che mi pareva, ok? Quindi se io voglio andare a fare un override del nome poi che avrà la tabella, posso andare qua e ridefinirla. Ok? Ora vediamo una cosa interessante che è la validazione. Ora lo devo fermare un attimo perché dobbiamo andare a metterci dentro la nostra validazione. Ora, per poter lavorare con le validazioni, ancora una volta devo andare a inserire un modulo. Ok? Devo andare a installare class validator e class transformer. Questo class validator e class transformer sono molto interessanti. Adesso vi faccio vedere, creo un nuovo file, lo chiamiamo validation. .pipe.ts, ok, per attivarlo. All'interno va definito come segue. Ok, dovrebbe essere a posto. Fermate un attimo, scusate. F. No, è andato anche la formattazione. Ho la tastiera in pappa, vi chiedo scusa. Dopodiché devo andare a definire all'interno del mio app module, ok? Devo andargli a iniettare non scusate in app module, ma nel main, devo andare a dirgli di utilizzare questa pipe. Questa pipe va messa qui all'interno. Validation pipe che ho definito. Si tira dentro validation pipe, facciamo ripartire tutto, vediamo se l'ha preso. Scusate, sono quello sbagliato. Sono però giusto, start def. Ok, allora adesso cominciano le cose interessanti. DTO è la classe che viene presa, trasformata da quel parametro che vi ho fatto vedere a body, viene iniettata con i valori e viene passata al mio controller in maniera totalmente trasparente. Io qua posso andare a definire attraverso il class validator, per esempio, che name non debba essere vuoto, ok? Not empty. Se io vado qua e gli rifaccio la post, ok, esco dalla macchina. Se io faccio così, lo crea, ma se io glielo dovessi dare nullo, vedete? 400. Name should be not empty. Quindi lui automaticamente, sempre con i decoratori che vi dicevo, adesso questa classe è molto più complessa, potete definire numeri, un miliardo di altre cose. Posso andare a dirgli no, questo file, questo non deve essere vuoto. Quindi si fa la validazione in maniera totalmente trasparente. E questo è estremamente comodo, come potete ben immaginare. Ok? Altre cose che potrebbero essere interessanti da poter utilizzare, e questo è, diciamo, più un vantaggio di Node che altro, è quello del debugging. Adesso ve lo faccio vedere.
Chiudo qua un attimo. Adesso sì, voi andate qua, state utilizzando questo, vi dice create a file. Io adesso ne creo uno nuovo, ok? Mi va a creare un file di definizione, io ne ho uno mio, e uno mio in cui vado a, adesso, eccolo qua, src main, debug, benissimo, dovrebbe essere a posto, ok? A questo punto, una volta che è partito, io dovrei riuscire a far partire il debugging. Non riesco a far partire il debugging. Perché riesco a farlo partire? Perché in realtà il mio non sto puntando a live, ok? Cioè, se guardiamo, sono un SJS live e CD live, ok? Sono live. Quindi in realtà dovrei scrivere qua in SRC è live. Ok? Configure register e questo qua l'env non lo sto utilizzando, però mettiamo lo stesso live. Ok, vediamo e vediamo se va. Non lo trovo ancora. TS node register. Vabbè, trovo error. TS node register. Vabbè, guarda cosa faccio. Facciamo l'apertura diretta di quella cartella, open folder, live, ok, mi riapre questa, benissimo, debugging, creiamo di nuovo il file perché era un'altra cartella, questo qua, ok, dovrebbe averlo aperto, variables, adesso qua mi riapro sorgenti, riapro controller. Qua, facciamo partire il debug. Ok, debug era attached. Ora io vi faccio vedere vediamo il browser dov'è. Eccolo qua, vedete? Adesso ho localhost 3000, ok, ho ancora mio hello world, però se vado qui nei sorgenti, nel controller nello specifico, potrei andare qua e per esempio test e qua più test, ok? Lo salvo così può ripartire. Mi metto qua in ascolto, anzi mi metto qua. Ah, non me lo fa vedere qua. Vabbè, va bene qua. Ok? Se io vado a torniamo sul browser, ok? Ricarico, ok? Scusate, non è questo, ma quell'altro. Ok, vedete? Si è bloccato e qua posso andare avanti come voglio io, con il mio debugger, con tutte quelle variabili, cosa sto facendo e quant'altro. Se vado a guardare nel browser, adesso l'ho fatto ripartire, ok, vedete? È tornato qua, hello world. Vedete? Riparte. Adesso non mi ha caricato i sorgenti nuovi perché doveva ripartire in realtà. Ok, quindi se io vado a, adesso dovrebbe averlo fatto ripartire. Ok, si è ritrovato il breakpoint di prima, facciamo ripartire, voilà. Browser, hello world, nest. Ok? Quindi anche con il debugger è perfettamente integrato col debugger di Node. Ok, io qua torno al debugger, quello suo tradizionale, npm run start dev, così posso farvi vedere qualcosa di operativo. E con tutto quanto il suo login, così si capisce meglio. Benissimo. Quindi abbiamo anche visto come funziona il debugger, che è molto, molto, molto utile. Ora potremmo domandarci, come succede di solito, che tipo di engine potrebbe servire per fare, per esempio, cioè, al posto di Blade o di Twig o di altri tipi di supporti, che cosa utilizza questo? Questo utilizza Handlebar. Se qualcuno, non so se qualcuno l'abbia mai sentito, Handlebar è un sistema di templating, anche lui nato su JavaScript, molto famoso in JavaScript, ok? E si installa anche lui come modulo separato, ok? Adesso l'ho fatto partire, ho installato il modulo. Dopodiché devo andare a dirgli che modulo, devo andare a dirgli di utilizzare questo modulo. Ancora una volta, come prima per le pipe, nel main vado a dichiarare la
dichiarare dove stanno le risorse, ok? Però se vedete, il create mi sta dando dei problemi. Perché questo? Perché gli devo dire che questo tipo di applicazione è un'applicazione Nest Express Application, sai? Ok? Quindi a questo punto lui la carica e a questo punto smette di darmi dei problemi. Qui in root vado a creare una cartella, chiamiamo views, che è quella dove vengono contenute le view. Lo chiamiamo index.hbs, mi pare che siano. Ok, sì, con i baffi è venuto fuori. E gli mettiamo un piccolo template, giusto per fare una provetta. Ok. A questo punto io mi sono creato un template, vedete, è un template molto simile a quelli che si trovano in giro. Io adesso nel mio controller posso andare a gestirmi un'altra get, che ovviamente prendo da qua, la faccio identica. Questa get la chiamiamo view, giusto per vedere, per provare handlebar. La chiamiamo get hb, ok, handlebar, e andiamo a iniettare, vediamo dove era, a iniettare un, gli devo dire due cose in più in realtà, aspettate che lo prendo da di qua, eccolo qua. Allora, gli devo dire che deve renderizzare la pagina che si chiama index, ok? Si chiama index, e dentro messaggio mettergli hello world. Esattamente come fareste in qualsiasi altro linguaggio, comunque come si può vedere in altri. Andiamo a provarlo. Per il gusto del test, ok? Quindi localhost 3000, l'abbiamo chiamata view. Vedete? Hello template. Quindi ha esattamente compilato quello che io gli ho dato da fare, ok? Quindi c'è a disposizione anche un sistema di templating. Ora torno un attimo, vediamo se mi vengono in mente altre cose da far vedere. Da far vedere, ok. No, mi sembra che sia già un buon giro, quindi già un'oretta ce la siamo smazzata. Io adesso parlo altri 2-3 minuti, dopodiché torno sulla documentazione Nest.js e facciamo un excursus veloce della documentazione. Allora, come vi ho fatto vedere, ci sono i controller, ci sono i middleware, ok. Banalissimi, come si utilizzano in altri sistemi, vengono fatti girare prima della vostra richiesta HTTP e possono effettuare dei controlli di autenticazione, permessi, quello che vi viene in mente. Esistono le guardie, esistono le pipe, quelle che vi ho fatto vedere prima, ok? Per la validazione, ok? Sono molto interessanti, c'è tutto questo sistema di decoratori che è fondamentale come per il funzionamento del sistema. Ricordatevi, questa cosa è quella che vi dicevo prima. Quando voi andate a iniettare un service provider, cioè un service all'interno di un constructor, quello per lui è un service. Quel service di default è un singleton, ok? Un single instance provider, shared across the entire application, come vedete qua. Se no, sulla richiesta, e se no, transient. Comunque, molto semplicemente, quando andate sempre nel decoratore, vedete che torna sempre questa cosa qua, posso andare a dire scopri questa e ve lo fa generare solamente per quella richiesta, per esempio. Altre cose molto interessanti che ci sono all'interno, la parte di validazione ve l'ho fatta vedere prima, ci sono una valanga di opzioni che poi potete vedere qua e poi potete andare a cercare direttamente la libreria Class Validator. Per esempio, anche per database, anche per come vi ho fatto vedere prima per gesto, basta cercare type ORM, okay? E andate sulla documentazione che è già completissima di type ORM, dove trovate tutto quanto gli approfondimenti necessari. Ora, anche qua, come per l'HTTP server, anche qui non c'è un'unica risposta per quanto riguarda il modulo da usare. TypeORM è l'impostazione di default perché è quello più utilizzato, però per esempio potremmo utilizzare anche Prisma, che è molto interessante come progetto, e ancora più Prisma ORM, se non ricordo male, ha anche un sistema di editing, dovrebbe avere anche un editor, dei facilitatori proprio per la descrizione
dell'entità e altre cose. È veramente molto bello anche Prisma, però è ovviamente un pochino più meno, non maturo, però diciamo che è un pochino più nuovo, ecco. Se vi già siete a posto con Type ORM, potete tranquillamente utilizzare, così continuare a usare il Type ORM. Avete il logging, avete le code sono basate su bool. Anche qua sono molto interessanti, perché basta dire a bool, per esempio, di utilizzare, come avviene per Laravel, Redis, e quindi utilizzare Redis per le code, con la possibilità di limitarle. E dopo andate a creare una classe che lui lo chiama consumatore, e a voi non dovete altro che andare a fare una iniezione di dirgli richiamami questo, tra l'altro, vediamo se riesco a farvelo vedere, lo crea, vedete, viene iniettata la coda, e dopodiché dice, semplicemente fa un add con un payload, non c'è neanche bisogno di creare la classe del consumatore. Direttamente va a utilizzare quello che lui trova con appunto i decoratori che avete trovato. Ok? Ecco. Allora, vediamo poi qualche altra cosa interessante. Ci sono gli eventi. Ok? Ci sono gli eventi normalissimi. C'è il sistema di login, ve l'ho fatto vedere. L'HTTP module per. Ok, l'autenticazione è basata su un pacchetto molto simile a quello agli altri che trovate, che è quello del passport. Ok, quindi con un sistema WAUTH è possibile utilizzare JWT che è integrato. Dopodiché ha due caratteristiche interessanti, secondo me, diverse dalle altre, che vi faccio notare, che potete studiarvi. La prima è GraphQL. GraphQL, se non ricordo male, basato sul pacchetto Apollo, sì, l'Apollo Server Express. Che ovviamente le applicazioni Node sono molto proiettate verso i sistemi come per esempio GraphQL. E per questo ci sono già dei supporti, lui lo ha integrato e quindi è già diretto verso questo tipo di impostazioni per quanto riguarda le API e la gestione del dato. L'altra cosa interessante è che ha già l'integrazione di canali come le WebSocket, già native. Quindi potete anche comunicare via WebSocket e fa tutto quanto da solo in automatico. Questa cosa ve la annuncio solamente velocemente, poi dipende un po' se voi avete questo tipo di esigenza o meno, ma potete, come potete vedere, come si chiama? Ha una predisposizione per i microservizi. Ora, non entro nel dettaglio dei microservizi perché non è questo il luogo, però i microservizi sono molto interessanti perché voi potete creare dei micromonoliti, se vogliamo chiamarli così, che comunicano tra di loro, che creano un'applicazione più grande, come se al posto dei moduli utilizzaste un servizio. Questi sono tipi di architetture che sono molto validi e molto interessanti quando avete dei team distribuiti e numerosi, cioè avete molti team che devono lavorare su un unico applicativo, perché consente di dividere molto bene il lavoro. Ovviamente la parte più complicata dei microservizi è quella della comunicazione. Possono comunicare via API normalmente, però spesso servono altri tipi di canali. Quindi lui vi mette a disposizione già una serie di canali preconfigurati per far funzionare i microservizi, perché ovviamente il microservizio non solo deve poter comunicare, ma deve sapere anche che gli altri esistono. Quindi serve la possibilità di registrarsi, no? Di poter dire che ci sia un archivio in cui dico io sono un microservizio, sto funzionando da qua e metto a disposizione questo. Perché poi i microservizi, appunto, essendo un sistema orientato ai servizio, scusate il gioco di parole, però devo poterlo istanziarne N e deve morirne una, crearne un'altra e così via. Qua integrati ci sono una serie di servizi di pacchetti che gestiscono MQTT, RabbitMQ e addirittura anche già i gRPC per poter utilizzare le Remote Procedure Call gRPC integrate con Node.js o questo tipo di libreria.